Buonasera a tutti. È una gioia vedervi così numerosi, è davvero una gioia, perché noi stasera inauguriamo questa nuova piazza. Mi sento di dire davvero nuova piazza, perché ricordiamo tutti che prima questo luogo era un po' senz'anima, a metà tra l'isola pedonale, la via di scorrimento, vi erano gli autobus, auto, pedoni, e invece poi grazie all'idea e alla determinazione di Davide Zappalà nella scorsa amministrazione, Corradino, si è deciso di mettere mano a questo luogo e trasformarlo veramente in una piazza, piazza che oggi davvero rappresenta la classica agorà, dove gli ellesi e non solo possono incontrarsi, possono relazionarsi, possono confrontarsi, una piazza che oltretutto rappresenta una degna accoglienza da chi arriva da via Torino e entra nella città e porta nella zona pedonale, a via che verrà riqualificata e che porta a Piazza Duomo e porta nelle vie centrali nella parte alta di Biella. È un momento importante perché davvero noi siamo convinti che questo cambierà il volto della nostra città. L'inizio dei lavori è avvenuto forse con qualche ritardo, sicuramente con molte polemiche, ma ciononostante sono stati portati a termine i lavori, così come poi successivamente, già grazie durante l'amministrazione attuale, l'assessore Cristiano Franceschini ha messo mano a quello che era l'arredamento, che questo purtroppo è stato oggetto di qualche polemica, perché a qualcuno piace, a qualcuno non piace, ma questo rientra nell'ordine naturale delle cose. Ha modificato tutta l'illuminazione e ha reso davvero accogliente e piacevole questo luogo. Da ultimo, oggi che inauguriamo la piazza e che rappresenta anche il momento iniziale del periodo natalizio per la nostra città, con tutti gli eventi che ne conseguono, è stata arredata adeguatamente e in modo davvero, davvero gradevole e piacevole dagli assessori Anna Pisani e Edoardo Maiolatesi, che hanno curato l'allestimento, la posa delle casette, le luminarie. Questo è fortunatamente non oggetto di polemica e quindi mi sono preoccupato di dire loro di assicurarsi di averne per l'anno prossimo, in modo tale che almeno un passaggio amministrativo sia superato e quindi si possa andare avanti più speditamente. Io sono davvero lieto che siate così numerosi, perché questo significa la vicinanza dei cittadini biellesi all'amministrazione, come sono sicuro che avete percepito in questi mesi la vicinanza dell'amministrazione cittadina verso i biellesi. Quindi vi ringrazio di cuore, è l'occasione per augurare a tutti voi buon Natale, buone feste e un abbraccio virtuale a tutti con tanto affetto. Grazie.